A coltivare l'abilità del vostro ritmo respiratorio. Io vedo c'è qualcuno che inspira e espira. Così, eh?
dire bene, tenete questa posizione respirando profondamente. Adesso vi do, facciamo così, una palletta di spugna, alcune fanno schifo, però pensiamo da mettere sotto ai glutei, perché queste in realtà io le devo ricomprare tutte, anche perché ho visto che le fanno di un materiale diverso adesso, quindi solo per oggi accontentatevi di questo. State in posizione, cioè, sforzatevi di stendere le gambe più possibile, di contrarre l'addome, inspirando ed espirando ripetutamente, ok? Stendo le gambe. Questa posizione dal punto di vista posturale dovrebbe essere facile, dovrebbe. Stendo, fermi, dovete stare fermi. Ho visto anche Antonio, segnante di karate, utilizzare alcuni di questi esercizi nel Tai Chi. Sono esercizi utilizzati anche all'interno della preparazione atletica per le arti marziali. Ed è normale che sia così. Stendo le gambe. No, no, tieni su le gambe, però non io la pallina questa volta. Tieni su. Adesso unite il primo all'ultimo esercizio, scusate, il penultimo con l'altro esercizio. Quindi spingo verso il petto, contraendo e torno 10 gradi avanti. Centro, petto, blocco, torno, inspiro, espiro. Facile da ritmica, respiro fuori, è facile da unire al gesto, non è difficile, anche se ripeto la musica è più rilassante. La metto vicino, tanto ve lo dico io quando utilizzarla. Grazie.
per il fatto che adesso dovete concentrarvi esclusivamente sulla cintura di forza. Cioè il movimento non è spinto dalle gambe, come quando in realtà dobbiamo magari lavorare su alcuni tipi di addominali. Ho visto, tanto lo facciamo dopo, tu già ti sei portato avanti. Il lavoro dipende qui dall'addome, basta. Ok. Quindi al vento, blocco e ci credo avanti. Torno al vento, blocco e ci credo. Torno, più movimento lento e piccolo, più sentite qual è la forza che deve lavorare lì e quanta ne avete, soprattutto nella posizione che vi ho indicato. Quindi qui sapete che andiamo a lavorare su tutta la cintura. Thank you.
esaltare la soluzione finale, che è quello che mi interessa di più, l'essere fatta in maniera morbida, flessibile. Diciamo che quando io guardo devo pensare che voi stiate fare una ottima spaccata. Apro. Antonia, mi sembra che stai tirando su una graffiella. Apro bene. Tira. Tieni questo piedino. No. Vai. Una alla volta. Torna. Torna. Tesa. Ma guarda che fate questo esercizio, guarda che poi a un certo punto non è più la pallina che vi sostiene, è il vostro cervello che vi crea le condizioni per poter arrivare a quello che potete fare benissimo anche senza. Solo che qui vi sentite più protetti, perché non pensiate che 4 cm di gomma più o meno vi possano cambiare tanto le cose.
Continuo.